un piano totalmente gratuito. Che colori che ha sta fotocamera? È la prima volta che abbiamo un Il tappeto! nostro primo tappeto. Mai stirato nella vita? Un buongiorno dal nostro mastro pizzaiolo che mentre io ero in Texas ha studiato come fare la pizza e io dopo 4 giorni in Texas a cibo americano sono tornata a casa e mi sono trovata una bella pizza italiana, buonissima. E per fortuna anche è venuta bene. Ho fatto una cenetta deliziosa. Comunque... niente, questa mattina ore 9:47 Jimmy sta impastando per domani.
E ora vi spiego. Buon'ora. Di buon'ora. È bello quando Jimmy impara a fare le cose, perché poi le fa sempre lui. Io ho detto, ha imparato a fare l'impasto e la pizza? Perfetto! Mi sembra vero, non mi pare vero, come dice lui. Guarda là, che meraviglia. Wow, che qualità. Grazie, grazie. Ancora, vedi, dentro poi è ancora un po' umida. Ma col prossimo passaggio di pieghe si risolve il tutto. Qualità. Dovete sapere che questi giorni, questa settimana, Bloomwell è stato un po' il set fotografico di un'azienda che ha sfruttato lo spazio e le nostre competenze per creare contenuti per il loro sito, essenzialmente. E i loro prodotti. Quindi sono rimasti i loro prodotti, quindi ora stiamo organizzando tutto il reso. E praticamente per ogni pacco dobbiamo dichiarare il peso, quindi siamo in modalità... Andiamo, Javier, venga! La venga! Questa è 8. 72 e mezzo sono 6. 6. Quindi pacco... Questo è il pack 5. Pack... No, 4, amore! No, te lo sei persa tra un discorso e l'altro. E te lo sei... persa, ho perso la penna in questo frangente. Io è lì, dov'era? No amore, la penna del allora. Tablet. Ah, ok, questo effettivamente è 5. Ok, vai. Quindi pack 6, 5. Tattiche, ormai siamo studiatissimi. Stamattina avevo un sacco di cose da fare, da raccontarvi che mi ero programmata, ma alla fine tanti imprevisti, quindi siamo arrivati lunghi e mi è venuta fame, quindi ora 1:30 e ho detto ok, affronterò tutto quello che mi ero premeditata di fare dopo pranzo e quindi sto per mangiare con uno dei miei piatti preferiti, che è tofu al pomodoro, semplice tofu al naturale. Come dare nuova vita a questo ingrediente che essenzialmente non sa di nulla, ma se speziato e mixato con le cose giuste assume quel cosina in più, con delle zucchine che avevo cotto ieri ma sono avanzate, e couscous. Questo è di Coro, vi ricordo che sul sito di Coro avete sempre uno sconto con il codice Fashions, e io adoro il couscous perché è veramente una roba che prepari in 0 secondi, basta dell'acqua bollente, versarlo in una ciotola, versarcela sopra e lasciarlo lì coperto ed è pronto, si sgrana ed è... io adoro il couscous, mi piace tantissimo, mi ricordo anche di Marco. Beh, comunque, basta, quindi ora pranzo e poi passiamo alle nostre cosine, perché abbiamo un bel po' di cose da fare. Ci aspetta un pomeriggio bello, in teoria dovrebbe essere una giornata lenta, quindi abbasso il tono, quindi ci aspetta un pomeriggio molto mindful e lento. Non è vero, dobbiamo muoverci, ok. Mi sono dimenticata che un ingrediente che sta benissimo su questo piatto è il lievito alimentare, che ho scoperto proprio grazie a Coro, perché non conoscevo prima, e è un insaporitore vegano che sa di formaggio, o meglio, sa di Fonsis. Quindi questo si può usare sia per insaporire tipo delle creme, quando si fanno tipo crema di anacardi, cose del genere, renderle un pochino più formaggiose, però anche così come sprinkle on top di questo tofu al pomodoro. Yay. E si presenta in questa forma e sono dei flakes, tipo, cioè un pochino a scagliette. Che è strano che si chiamano lievito, lo so. I don't know what to do. Hola, finalmente! Ci fermiamo un attimo. Ora sono le 2:40. È da questa mattina che mi sono svegliata proprio con l'intenzione di vivere una giornata lenta, calma, tranquilla, che per me non significa stare ferma sul divano a non fare niente. Non ce la farei. Uno, fisicamente, perché io ho sempre bisogno un pochino di muovermi, ma anche due, per me una giornata che mi dà soddisfazione è una giornata in cui
riesco con calma a portare a termine le mie cose, soprattutto se sono cose che amo fare. Come vi dicevo prima, sono stati giorni un po' frenetici qui al loft dove c'è stata tanta gente e io che sono un'introversa, nel momento in cui sono con la gente sono super energica, yuppie doo, tralala. Mentre poi, appena rimango da sola, sento tutto quello che mi è stato tolto dal fatto che ho dato così tanto alla gente, cioè la caratteristica di chi è introverso è che dà talmente tanto quando è con le persone che si svuota e nel momento in cui si ritrova da solo deve avere questo tempo per recuperare. Infatti ieri è stata una giornata impegnativa a livello emotivo, mi sentivo proprio molto stressata, ansiosa, non riuscivo a trovare un po' di calma, pace e serenità per le cose che stavo facendo e per questo ho deciso oggi di prendermela proprio con calma. E che significa per me personalmente stare in casa, fare le mie cose, lavorare e sistemare casa. Anche perché domani ho organizzato la festa di Natale, che ormai sta diventando una tradizione, visto che è il secondo anno di fila, però ho deciso che diventerà una tradizione, una festa di Natale con tutti i nostri amici qui al loft. Quindi uno dobbiamo sistemare e due con calma dopo dovrò iniziare a cucinare tutto il menù che ho studiato. Diciamo che questa tradizione nasce l'anno scorso quando un pranzo è praticamente diventato una cena, non nasceva come una festa di Natale, era un semplice pranzo con gli amici durante dicembre, quindi anche un po' per salutarci. E siccome ho visto che le cose si stavano dilungando, eccetera, ho tirato fuori l'albero e ho detto: raga, allora, chi mi aiuta? E quindi si è fatto anche l'albero. E quindi anche domani faremo l'albero. Quindi ho i miei piccoli elfetti di Natale che mi aiuteranno ad addobbare l'albero, che io non è una cosa che amo fare, non so perché, non mi piace. E quindi oggi, dopo questa mattina un pochino, poco lenta in realtà, però vabbè, insomma, gli imprevisti nella vita e nelle giornate arrivano sempre e ci devono essere, pensando che noia. Ora sono pronta per iniziare a fare un pochino di quello che mi ero preventivata, che è registrare degli allenamenti di Bloomwell. Amore, ma sei tornato? Sì, scusa. Buona, buona. Ciao. Quindi ora mi metto a registrare degli allenamenti di Bloomwell e per il mese di dicembre ho pensato a una sorpresa che uscirà verso il 9, il 10, ma voi vedrete questo video che è domenica 1, quindi il weekend del Black Friday. Ma anche se lo state guardando in un altro giorno, mese, eccetera, don't worry perché da ieri, in realtà, da sabato 30, abbiamo attivato su Bloomwell un piano totalmente gratuito per sempre. Cosa significa? Che potete entrare dentro Bloomwell, accedere alla piattaforma e scoprirla. Avete accesso a una selezione di tutti i contenuti presenti in piattaforma in modo totalmente gratuito. Per sempre. Se poi, visto com'è la piattaforma, vi piace, eccetera, potrete sempre fare l'upgrade a un abbonamento mensile o un abbonamento annuale. Il piano gratuito è gratuito, quindi non dovete neanche inserire date della carta, eccetera. Basta semplicemente inserire i vostri dati, indirizzo mail per poter avere un account e avrete accesso alla piattaforma. Spero che questa cosa vi piaccia, una cosa che abbiamo ben studiato e ponderato rispetto alla sola settimana gratuita, perché a nostro avviso non riesci a vivere e a capire Bloomwell in una sola settimana e molto spesso chi attiva la prova gratuita non sempre poi riesce in quella settimana a vedere e realmente ad accedere alla piattaforma perché può arrivare qualunque problema, qualunque cosa. Quindi da oggi potete entrare in Bloomwell gratuitamente, trovate il link qui in descrizione nell'info box e io vi aspetto. Vi aspettiamo tutti noi, tutte le nostre coach e tutto e sono veramente curiosa di
vedere se è una cosa che vi può piacere. Quindi, bando alle ciance, Silvietta, detto questa, to do, lista, workout. Vediamo se con questa bella luce che è uscita alle 3, riesco a... che dire? Giornata molto impegnativa, la mia fotocamera si è svampata, ecco perché ora siamo passati a quella di Jimmy, come vedrete ha dei colori decisamente diversi, un effetto decisamente diverso, in realtà spero di riuscire ad utilizzarla in modo valido, ma non so, questa è una di quelle giornate dove tu ci provi, inizi dicendo mi impegnerò a renderla una giornata significativa per me stessa, mi prenderò cura di me, poi tutto stando un po' a rotoli. Ma non demordiamo, io ora approfitto di questo luce, che probabilmente saranno gli ultimi 10 minuti e mi permetterà di registrare forse solo un workout, quindi spoiler su quello che sto facendo, che vedrete prestissimo. E poi scenderò in cucina e entrerò nel mio mondo. Una cosa che amo fare è veramente cucinare, ascoltando la musica, guardando una serie TV e muovere le mani. E come tutte le cose dove metti le mani un po' in pasta, è molto mindful e terapeutico e sento che è ciò di cui ho bisogno. E poi vi faccio anche vedere un po' tutto l'allestimento della tavola, eccetera, perché dovete sapere che questa tavola Jimmy se la studia da un anno. Ma lo facciamo dopo, perché se incomincio a parlare non lo faccio più. Quindi, let's go! Ecco, cosa vi stavo facendo vedere, che ultimamente, cioè, da quando sono venuta per il Texas ho iniziato a utilizzare Good Notes sul tablet. Io ho un tablet di Samsung e mi sono scritta tutti i miei workout, il menu di oggi. È un modo di poter scrivere su digitale senza avere carta e penna che rischi di perdere, eccetera. E ci si può anche tipo rimpicciolire, ridurre, spostare, disegnare. Adoro profondamente, mi piace veramente tanto, lo trovo veramente veramente comodo. Andiamo, ora inizio, se no è la fine. Che luce, che colori che ha sta fotocamera. Vieni Jimmy. Allora, nonostante tutto è stato un pomeriggio abbastanza produttivo. Alla fine sono riuscita a filmare sia per Bloomwell che sistemare casa. Ho sistemato tutta la camera da letto, che io ve lo giuro, cioè in cucina sono tipo ADHD, cioè proprio ossessiva compulsiva sulla pulizia. Io mi piace proprio vedere la cucina pulita, organizzata, sistemata, ma in camera da letto disastro. Cioè non dico che butti i vestiti per terra, ma... E abbiamo una ringhiera, cioè il mio... Io so come sono fatta, cioè io so che se mi metti una sedia, un omino, io ci costruirò sopra una piramide. Quindi quando siamo venuti in questa casa vi ho detto, io non voglio sedie in camera, non voglio luoghi dove poter appoggiare i miei vestiti, perché mi dà un po' di più la spinta a metterli via. Il problema è che abbiamo una balaustra, che è quella del soppalco, e raga, è praticamente diventato, una volta ci ho persino appeso le grucce, cioè capito, cioè terzo armadio. Vabbè, comunque ora sono al momento, che tanto ambivo, dell'inizio della preparazione per tutto il pranzo e la giornata di domani. Vi faccio vedere qualche preparazione che andrò a fare, ma è un menù molto molto semplice, quindi, e soprattutto cose che sono già testate e ritestate ovviamente, che voi avete già visto. Quindi abbiamo, ve lo leggo, antipasti, che tipo quando la gente arriva così, c'è un po' hummus normale e hummus alla barbabietola. Questa ricetta la prendo dal ricettario di Bloomwell, che è buonissimo, perché tutte le ricette le fa Vale e in realtà le prepara qui quando le filmiamo, e quindi so già che sono buone. Con
con verdure in pinsimonio. Poi facciamo dei nachos con sopra grattugiata la scamorza che va in forno e fino. Meraviglioso. Uova in cocotte. Io ho delle cocottine di Le Croisette che sono bellissime. Che belle. E quindi voglio fare le uova in cocotte al pomodoro. Quindi si metterà la passata di pomodoro condita e un pochino asciugata se non rilascio troppa acqua, e ci aprirò due uova. Devo farle per due persone perché ne ho quattro, quindi di necessità virtù. E la guacamole, domani Jimmy credo che andrà al mercato e speriamo di trovare gli avocado, quindi faremo una sorta di tipo avocado toast station, quindi avremo il tostapane con il pane da poter affettare. Poi a tavola, allora, diciamo che in tutto questo un nostro amico è celiaco e la mia idea era quella di fare una torta salata a forma di albero di Natale che ho visto su Instagram, ho detto la voglio fare con la mia pasta matta. Il problema è che ho realizzato che io ho sempre fatto la pasta matta col glutine, cioè usando la farina zero che è molto glutinica, quindi è molto elastica. Quindi farla senza glutine ho paura, quindi credo che questo cambierà in dei rollini di salmone e zucchine. Voglio fare le zucchine tagliate a fette e poi fatte in forno a vapore, non grigliate. In questo modo mi vengono molto morbide e soprattutto deliziose perché il forno a vapore aiuta tantissimo a trattenere il sapore degli alimenti. Quindi prima le cuocio in forno a vapore, poi le lascio raffreddare in modo che ci posso stendere il Philadelphia e il salmone. Questo secondo me può essere benissimo un piccolo entrée quando si arriva a tavola per entrare e cambiare un pochino i sapori. Perché poi il piatto principale è una mega insalatona di mare. Sì, sapete, io amo cucinare il pesce e non mangio tantissima carne, raramente, quindi c'è pesce. E facciamo un'insalata di mare con i pomodorini, le olive taggiasche e il prezzemolo. Poi di contorno delle cicoriette sbruciacchiate, che sono queste di Jimmy, e che adoro, cioè quando lui, praticamente noi prendiamo le erbette veramente congelate, le surgelate, però se le fai sciogliere, cioè se le fai scongelare e poi le cuoci in padella e le porti fino a quel punto dove sono un po' bruciacchiate, ma no perché non va bene già il bruciacchiato, perfetto, con un po' di peperoncino. L'olio ci vuole per farle un po' sbruciacchiate ma non fritte. Insomma, Jimmy è un maestro in questo. E poi questa sera devo fare la torta invisibile di mele come dessert, ho pensato, una cosa che sa proprio di inverno e di Natale. Thank you.
poi purtroppo poi passeremo una parte non troppo senza glutine, che è la pizza fatta in casa di Jimmy. Sto pensando però di fare una pasta matta comunque senza glutine, ci provo, per far sì che anche il ragazzo che è celiaco possa farsi una sorta di pizza. Insomma, ora capisco un attimo che cosa inventarmi. Questo è proprio da mangiare durante tutta la giornata, alternato a momenti di gioco. Abbiamo comprato la tombola, mi ci portano altri giochi da tavola, momenti di addobbo, addobbare l'albero, e chiacchiere, insomma, passare una giornata insieme. Siamo. Su, abbiamo questo tappeto. La novità è che abbiamo finalmente un tappeto. Finalmente. Stavo sbadigliando. Penso, non ti si vede la sua amore, è tutto di cuore tu. Meno male. Penso che non abbiamo mai avuto un tappeto. Non credo. Ma tu scendi fra di noi o ci doni solo delle tue gambe? Ecco, vai, mi è arrivato. No, non credo. È la prima volta che abbiamo un tappeto! Il nostro primo tappeto! Ah, wow. Oltre a quello del bagno. Vabbè, quello l'hai fatto di... Anche sì, no, quello del bagno di là. Quindi apriamo. Su. No, non ce ne sono sotto. Ha scelto tutto Jimmy. Cioè, io neanche l'ho visto sto tappeto. No, non è vero. No, non è vero. Sì, dopo. Ma nemmeno, non me lo ricordo. Me ne hai fatto vedere 8 e mi hai detto, scelgo questo, e poi... Ah, c'è tutto un rotolo. Anche sotto. Bello. Beh, morbidino e morbidino. Ok. Sì. Sì, allora. Però va sotto. Esatto, dobbiamo solo decidere quale zona va sotto. La cosa migliore è quella di là. Perché? Perché lo vedi il disegno? Quel disegno si presta ad andare sotto. Eh sì. Che senso? Ovviamente lì c'è l'etichetta, quindi alzo il divano. Allora sì, alziamo il divano. Come si fa? Oh, che bello! Parte hai i calzini puliti. Oh. Cioè io la sera ora passerò. No, soprattutto non ti puoi dare le tue creme tutte untose sul tappeto, perché poi. Abbiamo un tappeto! Ah, lo pensavo un po' più spesso, però è bellissimo, è morbidino. Allora, si deve stendere. Ed è morbidino, questo è proprio... Allora, un po' più spesso sarebbe meglio. Lo so. Ma la cosa bella è che nel momento in cui domani faremo questo, tutti noi possiamo utilizzare il tappeto. Quindi ora ci manca un tavolino. E ora ci manca un tavolino, che in realtà bastava comprarlo tempo fa. Vedi? Cioè, così tutti noi domani avremo un po'. Così sarebbe bello sempre. Ho capito, ora. Ci servirebbe un metro in più di casa. Possiamo andare un po' più indietro. Aspetta, spingo le luci. Non ci vedono, eh? Meglio. So che abbiamo dato tanta attenzione al food, ma vogliamo parlare della mise en place. Ancora si deve tutta fare. Si sta occupando Jimmy. Per la Silvia questa era già bella di per sé. Certo, bella, grezza, è l'effetto grezzo. Jimmy deve stirare le cose. Io non stiro da mai, non ho mai stirato nella vita. Jimmy è entrato in casa nel 2018 ed era lui, la sua valigia e questo oggetto qua. Mai visto tra le mie mura. Io ho detto, e che serve? E che si fa con questo? Nulla. E ora vi faccio vedere la mise en place, perché è tutta studiata da Jimmy da un anno a questa parte. Ci tiene particolarmente. Sì. Devi prendere, vediamo, però. Ok, quindi abbiamo aggiunto le posate, queste qua dorate, che sono nostre storiche tipiche. E amore, sei davanti. Con l'interno vero verso il piatto, giusto? Sì, certo. Questo bicchiere è sempre Maison du Monde, col bordo d'oro. Meraviglioso. E i miei bicchieri preferiti in assoluto per bere il vino, questi spanciati, sono proprio da vino rosso. Nonostante credo che oggi si faccia un mix di bianco e rosso. Insomma, ora vediamo. E voilà! Ora... Mise en place! A posto. Non ci sono mai caduto io. Vabbè,
E ora io devo replicare tutto per 9 persone. E qui abbiamo il cestino Secret Santa, dove ognuno arriverà e metterà un regalino. E poi abbiamo tutto pronto con chips, al solito grazie Jimmy, hummus, sedano, lupini, hummus normale, chips eccetera. Poi lì abbiamo il necessaire per fare le tortiglia al formaggio e lì tutto il resto. Quindi io direi che, essendo l'una, possiamo dare il via ai festeggiamenti. Appena arrivano tutti, noi stiamo ancora correndo in giro, è stato sempre all'ultimo secondo, cioè noi arriviamo sempre all'ultimo con ok, tutto pronto. Però sono molto molto fiera, io ho un maglione natalizio ovviamente, però sto correndo in giro e non sto morendo di caldo. Sono anche molto molto fiera della nostra tavola, studiata in oltre un anno, e nulla, che i festeggiamenti e soprattutto l'addobbo dell'albero di Natale abbia inizio! Ma io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Fatemi sapere cosa ne pensate della mise en place. Jimmy vuole sapere cosa ne pensate della mise en place. Non tanto della mise en place quanto della vatti a cambiare con con quel coso in mano. Devo portare a posto. Ah. Madonna, come pesa sta fotocamera, mi fa male il braccio. Volo.